Stelvio, Zoncolan, Mont Ventoux, sono tantissime le salite lunghe epiche del mondo del ciclismo. In questo video andiamo a vedere come allenarle. Scopriamolo dopo la sigla. Le salite lunghe sono una delle caratteristiche principali del ciclismo. Il ciclismo sta alle salite lunghe come il calcio sta alla Coppa del Mondo. Tutti i ciclisti sognano per una volta di riuscire a scalare lo Stelvio, a scalare lo Zoncolan o il Mont Ventoux, comunque le salite iconiche della storia del ciclismo. E andiamo a vedere come allenarci per affrontare le salite lunghe. Proprio per il fatto che siano dure e impegnative, queste salite richiedono una certa preparazione per affrontarle e non possiamo farlo in totale impreparazione, altrimenti il rischio è uno di non riuscire a completarle, due di arrivare in cima completamente distrutti e non essersi goduti l'esperienza di scalare la nostra salita di riferimento. Le capacità condizionali che dobbiamo sviluppare sono essenzialmente due: resistenza aerobica e forza muscolare. Anche perché noi dobbiamo essere in grado di restare in bicicletta per salite che possono anche richiedere un'ora di tempo per essere scalate. Partiamo da un caso reale, in modo tale che possiamo andare a vedere il piano di allenamento basato su un atleta reale. L'atleta è uno di quelli che ha deciso di affidarsi ai nostri preparatori per l'allenamento, quindi ha aderito al servizio Allenati con Bike Italia e si chiama Matteo. È un cicloturista che ha scoperto la passione per la bici e ha come sogno quello di scalare lo Stelvio, partendo da Bormio, 21,5 km di salita con una pendenza media di 7,1% e 40 tornanti da scalare. Partiamo dal tempo a disposizione. Matteo, come tutti, ha un lavoro, una famiglia, eccetera. Può fare 2 ore in settimana e un'uscita lunga domenicale. Quindi andiamo a definire gli allenamenti. Partiamo dagli allenamenti di forza. Gli allenamenti di forza, quelli a secco, sono pensati per strutturare il corpo di Matteo e fornire una base generale di forza che permetta di evitare i sovraccarichi, soprattutto di rinforzare le articolazioni delle ginocchia, della schiena, che non vadano in sovraccarico durante l'allenamento. Per cui si fanno delle schede normalissime con stacchi, plank, piegamenti sulle braccia, squat, che vadano a rinforzare un po' tutto. Se desideri approfondire questo tema, qui in descrizione ti metto il link al nostro programma di allenamento specifico per la forza. Diventa un ciclista più forte. Passiamo invece all'allenamento in bici, quello un po' più specifico. Qui andremo a fare due allenamenti diversi. In settimana ci dedicheremo all'allenamento della forza in bicicletta. Nel fine settimana andremo invece a colpire, quindi ad allenare, la resistenza aerobica. Ovviamente lo facciamo con un piano di allenamento che sia strutturato. In questo caso un piano che almeno richieda 8 settimane, quindi 2 mesi di tempo. Cosa facciamo? Nelle uscite infrasettimanali andiamo a eseguire dei lavori di forza. Lavori di forza che sono questi. Matteo si scalda pedalando a ritmo lento per 15 minuti, dopodiché esegue 3 ripetute da 1 minuto con 3 minuti di recupero, quindi 1 minuto di ripetuta, 3 minuti, 1 minuto, 3 minuti, 1 minuto, 3 minuti. E come fa? Per andare a lavorare sulla forza, queste ripetute devono essere eseguite con un rapporto duro che non permetta di fare più di 60-70 pedalate con un'intensità submassimale, quindi con un'intensità molto simile a quella della propria FTP, cioè della potenza funzionale. Se non hai fatto un test della potenza funzionale è difficile da capire, però comunque devono essere degli sforzi quasi massimali. Idealmente li facciamo su un falso piano o su una leggera salita. Questo lo facciamo in settimana e andiamo, mentre nel weekend, a fare un'uscita all'inizio, un'uscita di 3 ore libera.
Quindi la prima settimana facciamo i lavori di forza, per esempio il martedì e il giovedì, 3 ripetute da 1 minuto con 3 minuti di recupero a 60-70 RPM con intensità massima, nel weekend uscita di 3 ore libera. Poi andremo avanti, quindi in settimana aumenteremo sempre il carico e porteremo man mano, aumenteremo di una ripetizione, quindi faremo 4 ripetute il martedì, 5 ripetute il giovedì, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a 8, aumentando anche l'intensità. Quindi la prima settimana sono 3 ripetute il martedì, 3 ripetute il giovedì. Nella seconda settimana 4 il martedì, 5 il giovedì, poi diventano 6, 7 e 8 e restiamo a 8, incrementando anche l'intensità, quindi incrementiamo volume e intensità, diventano un po' più difficili. La domenica, anche qui, incrementiamo sempre la lunghezza della nostra pedalata per imparare a stare in bicicletta per tanto tempo, quindi 3 ore diventano 3 ore 20, 3 ore 40 e arriviamo alle 4 ore. Quando siamo arrivati alle 4 ore, iniziamo ad allenarci in maniera specifica. Quindi, il primo mese è passato praticamente e andiamo a fare infrasettimanale, andiamo a fare delle ripetute sempre uguali a prima, quindi 3 ripetute da 1 minuto, e poi iniziamo a inserire invece delle ripetute in salita, sempre da 60-70 RPM du della durata di 5 minuti per abituarci a scalare la montagna. Invece fine settimana l'uscita rimane sempre di 4 ore, però si va a cercare una salita e sulla salita si fanno delle fasi dove si inizia in maniera blanda, poi si fanno almeno 5 minuti in una zona di lavoro Z3 e 2 minuti in Z4 fino alla cima, quindi si diventa sempre più specifici e si va a lavorare non più sull'incremento del volume, ma sull'incremento della intensità. Quindi, ricapitolando, il piano di allenamento per affrontare la tua salita lunga, che sia lo Stelvio, lo Zoncolan, il Mont Ventoux, qualunque salita che tu voglia affrontare è questo: ti dai almeno 2 mesi di tempo. Nel primo mese aumentiamo il volume, infrasettimanale lavoriamo sulla forza, quindi ripetute a 60-70 RPM a intensità massimale. Nel weekend un'uscita di almeno 3 ore. Incrementiamo poi, aumentiamo il numero di ripetute fino ad arrivare a 8 e aumentiamo l'uscita domenicale fino ad arrivare a 4 ore. Quando nel primo mese tu hai raggiunto questo target, 8 ripetute infrasettimanali e 4 ore almeno nel weekend, aumentiamo l'intensità, quindi sempre 8 ripetizioni, ma diventano più lunghe, da 5 minuti e 3 minuti, e invece nel fine settimana andiamo a cercarci una salita e iniziamo a aumentare l'intensità. In 2 mesi, come per esempio ha fatto Matteo, che ci ha detto di essere riuscito a ottenere un risultato e a migliorare a superare i 40 tornanti ed essere partito da Bormio ed essere arrivato in cima allo Stelvio. Ora, se il video ti è piaciuto, metti mi piace e qua ti metto 3 suggerimenti. Qui sotto un video sull'allenamento della forza a secco, perché ne abbiamo parlato poco e se vuoi approfondire il tema della forza a secco lo trovi qui sotto. Qui trovi invece il nostro servizio di allenamento, che è il nostro servizio che ti permetterà, come Matteo, se vuoi, di essere seguito dai nostri preparatori per il piano di allenamento che ti porterà a scalare la tua montagna, e qui trovi il tasto per iscriverti al nostro canale, in modo da essere sempre aggiornato sui nostri Bike Italia Talks e quindi essere continuamente aggiornato su tutti i temi che trattiamo sul nostro canale. Detto questo, a me non rimane che ringraziarti e ci vediamo al prossimo Bike Italia Talks. Os.